Buonasera, e eh, bentrovati con l'appuntamento di tennis mania eh, questa volta diciamo diverso dal solito intanto siamo a pasqua e buona pasqua ancora a tutti quanti in situazione diciamo meno congeniale soprattutto per quanto riguarda me ma anche il mio socio eh, e soprattutto perché è una diretta che precede in buona sostanza eh, quello che è l'evento, no? anziché raccontarvi poi quanto è successo eh, ieri eh, con la finale femminile questa mattina, ci sembrava più logico fare così, però ci perdonerete, soprattutto mi perdonerete se ci sono alcuni problemi di connessione, spero non disturbi diciamo, familiari eh, tipici della famiglia Puppo soprattutto dei due eh, come dire, eredi. Eh, spero che non ci siano di questi eh, problemi. Cercheremo di leggere al meglio i, i messaggi, ma questa volta insomma, collegamenti eh, da eh, cellulare, anche le e condivisioni le, far, le farò poi in seguito. E per tutto questo ringrazio Stefano Lanzanova. Ma intanto vi eh, ovviamente rendo piacevolmente doti della presenza di Guido Monaco. Ciao, Guido. Ciao, Dario. Buonasera a tutti. Buona Pasqua anche da parte mia. Mi sembravano doverose queste premesse, appunto, perché eh, nel girovagare, eh, almeno per quanto riguarda me, eh, nello spostamento tra Livigno e Veneto, ci si organizza come si, si può e speriamo eh, lo si possa eh, godere questo pre-match di Yannick Sinner con eh, Grigor Dimitro. Ovviamente parleremo anche di Nardi. Io ve lo confesso, non sono riuscito a, a guardarlo, però, comunque, è una gran bella notizia perché. Eh, intanto, ha recuperato una partita eh, che si era molto complicata con un buon giocatore che sta cercando di risalire eh, la china, diciamo così, e... ma poi è eh, soprattutto una dimostrazione che mh, non ci si deve fermare al successo roboante con Djokovic eh, ottenuto a Indian Wells, che in qualche modo forse anche. Accelerato un, per, un processo che era in atto, anche eh, il cambiamento di coach da parte del numero uno del mondo. Non lo so, però, sicuramente è stata una partita quella che ha eh, scombinato i piani di, di Djokovic e invece ha cambiato eh, gli orizzonti immediati di, di Nardi. Ne parliamo adesso perché ci sono sicuramente anche i vostri commenti. Spero di riuscire a. A leggerli al, al meglio con un contributo di Stefano Lanzanova chiaramente. Però partiamo dal pre-Sinner eh, Dimitrov. Io ragionando un po' sulla questione eh, che ho definito eh, di principio in qualche modo di Yannick Sinner, nel senso che comunque il torneo di Miami è quello che se si va a vedere eh, in cui lui si è espresso con continuità al meglio, cioè non c'è un torneo così eh, a finora nella carriera di Sidney, così importante eh, così eh, di occasioni per vincere la finale che non ha ancora vinto, perché questa è la terza finale eh, e la domanda secondo me così che ci si può fare è anche se nell'eventualità di una sconfitta possa essere diciamo un problema eh, oppure no eh, però per come è l'andamento della sua parte di carriera degli ultimi 6-7 mesi sarebbe veramente insolito eh, e in qualche modo mh, strano o, o comunque eh, antistorico ripeto prendendo gli ultimi 6-7 mesi però il tennis sappiamo come è fatto no? noi qua possiamo raccontare tante cose però non bisogna dimenticare quelle che sono le basi di questo gioco che è, è il gioco del diavolo è davvero chi ha, ha inventato questa cosa perché poi un'altra frase che si dice spesso è eh, se non vinci impari quella cosa lì non l'ha detta billie jean king eh. insomma in qualche modo l'ha detta eh, un grande come nelson mandela e eh, è interessante, comunque, davvero quello che può succedere in questo torneo, in un senso o nell'altro. Persino. Ecco, ti lascio la parola, Guido. Ma sì, dai, sta salendo un po' l'attesa, la, questo. Domenica di Pasqua un po' particolare dove in montagna nevica ancora tanto, piove forte al nord e il Toro vince su rigore. La Juve perde all'ultimo minuto. Un weekend, cioè, voglio dire, se vince Napoli, non è che andiamo a rovinarlo proprio eh, sul finire. Se bene. Direi che vabbè. Comunque, a parte queste stupidaggini, eh, no, no, su Nardi dico due cose. La partita è stata tirata, intensa, Knerberg ne aveva ancora, eh, insomma aveva giocato una partita dura ieri, eh, anche in precedenza si pensava che magari potesse pagare qualcosa, invece era ancora al suo, al suo meglio, Nardi nel secondo ha avuto un break di vantaggio, ma poi è stato anche sotto 6-5, eh, anche se non ha dovuto salvare particolari palle, il tiebreak del secondo l'ha vinto agevol, insomma abbastanza la con sicurezza. E poi inizio terzo, ha piazzato il break decisivo, un clima di, da stadio, proprio da stadio, era un tifo pazzesco nei confronti di, di Nardi, che sappiamo dalla parte del papà avere tutta la parentela di, di Napoli, oltre ovviamente essere italiano, ma in più è anche mezzo napoletano. E quindi, sì, conferma eh, del risultato di, di Indian Wells, certo che è un altro livello, un altro torneo, però. Intanto consolida la classifica, va intorno al 75, è quella ondata eh, presunta sperata, che da un anno e sperata di cui da un anno e mezzo due si spera di tal giovani italiani nei 100, sta prendendo forma con lui, con Darderi, con, con Arnaldi, con Cobolli e adesso speriamo a breve anche con Zeppieri o, o Maestrelli, lo stesso Passaro che sta dando dei dei segnali di, di risveglio. Per quanto riguarda, ha fatto vedere di nuovo degli slampi di classe qua e là e anche dei momenti di, in cui è veramente ancora molto ragazzino nelle scelte e, e nel modo di essere in campo, però la classe è, è veramente sopraffine. Insomma, lui ha dimostrato comunque tra i suoi alti e bassi, parlo di Luca Nardi, eh, di, di essere... di. Insomma, l'ha fatta la gavetta, adesso insomma il passaggio challenger per lui al momento è, è superato e, e giustamente si deve confrontare a tempo pieno nel circuito maggiore. Ehm, niente, dicevo, eh, ho visto qualche spezzone eh, anche dell'ultima partita di Dimitrov e Sinner per farmi un'idea un po' più tattica anche di quella, no perché mi si chiede cosa dovrebbe fare, già ieri parlavano il, però il back lungo linea di Dimitrov. Ehm, Guarda, io beh, poi se vuoi ne parlo meglio approfonditamente, però mh, dimmi tu, se no vado già con no, questa sì, opinione. Allora, io direi di. Intanto voglio avvisare Stefano Lanzanova se ci aiuta davvero col discorso dei messaggi, di buttarli più. Eh, pure senza che io li legga, buttane uno dietro l'altro. Ovviamente, se c'è qualche simpaticone, lascia perdere, leggili tu e io li leggo quando tu li metti eh, in visione. Mi sembra la cosa sì. migliore, visto che appunto. Eh, qualcuno chiedeva la felpa arancione a Guido, però non è a casa, quindi credo che sia quello. No, no, no. Attenzione, uh, non confondete per favore. Una volta l'ho fatta vedere, una volta l'ho indossata per fare anche mia colpa. Quella di ieri non c'entrava niente. Quella di ieri è dello sponsor e non, non c'entrava niente, era arancione per caso, non c'era niente di, di, di collegato. No, però poi mh, rispetto al tuo primo intervento, dico solo che la sconfitta eventuale di Sindar, speriamo di no, oggi. Di... No, secondo me non, non cambierebbe granché della parabola o delle possibilità o di niente. Certo, perdere tre finali a Miami in quattro anni sarebbe un pochettino scoccerebbe. Però, insomma, l'avversario è assolutamente da non solo da, da rispettare, da temere per quello che ha fatto vedere. Non si battono tre giocatori così forti in fila, giocando un livello e una qualità di tennis del genere. Quindi. Ehm, non, non ci sarebbe niente di, di, di strano nel vedere una partita equilibrata, o anche Siner, che, che in certi momenti, la partita può andare sotto, perché non è solo slice, non è solo classe, non è solo eleganza. Stiamo parlando di uno che sta servendo benissimo, sta rispondendo bene, tira fortissimo. Atleticamente sta da dio. Io credo che comunque le vecchie beh, basi ogni tanto cioè dovrà tirar fuori molto questo dritto che ha migliorato Sinner ultimamente carico sul rovescio sia col servizio, tanto kick, sia col, per tenere lontano e far giocare scomodo eh, Dimitrov, perché Dimitrov se gli giochi il kick soprattutto da sinistra per quanto risponda bene o deve fare quattro passi indietro oppure deve avvicinarsi e giocare in back, in ogni caso deve giocare una risposta eh, abbastanza di attesa dove Sinner può prendere in mano lo scambio. E in generale, sullo scambio cercare quando può di giocare delle traiettorie un po' più alte sul rovescio. Direi che la, la traccia eh, per mettere in difficoltà o far venire fuori qualche debolezza in più a, a Dimitro e farlo lavorare sia questa. Poi lo diceva anche. Kyle no? deve, deve essere molto versatile in campo, deve, deve saper cambiare, ma questo è il tennis, cioè non è che stasera o da quando c'è Sinde scopriamo che le partite si possono studiare a tavolino per quanto si voglia, ma poi eh, devi vedere quando sei sul campo come colpisce l'altro, che contromosse fa, che tattica adotta, come ti senti tu. Non è proprio tutto così chiaro che avere un paio, due, tre idee, due, tre idee di, di base per come mettere in difficoltà il tuo avversario. Eh, però, sai, servire un ottimo kick e, e, e rubare il tempo, per esempio, sono cose che funzionano con tutti. Cioè, non è che ogni volta che giochi una da per fortuna, perché è già difficile, devi inventarti qualcosa di pazzesco. Dovrà essere bravo a capire i momenti della partita a, e a mettere su, sotto pressione subito Dimitrov eh, per non dargli... Eh, fiducia perché ne ha già tanta addosso. Eh, nella partita di Pechino il primo set era riuscito a, per andare subito avanti un break e poi aveva avuto la balla per andare avanti un break su tre pari del secondo ma eh, aveva annullato poi Dimitro, aveva avuto comunque diverse chance poi al terzo di nuovo ha fatto il break abbastanza presto e l'ha mantenuto fino in fondo volendo fare una, un, un breve riepilogo. Poi dicevo della, del weekend sportivo perfetto, Elisa Longoborghini Longo Verbanese di Ornavasso, mia conterranea, ha vinto per la seconda volta il Giro delle Fiandre, quindi grande weekend di sport. Esatto, poi è stato anche ricordato quanto fatto delle ragazze del rugby in un livello sempre più competitivo, quindi insomma eh, ci sono motivi di soddisfazione, eh, senza ombra di dubbio. Eh, allora, no, devo essere preciso. Eh, quando lavoro non mi piace come dire, prendermi certi rischi di andare a sciare, e però visto che i miei figli pare che si siano molto appassionati eh, anche a, allo sci, credo che sarò costretto a portarli qualche volta trovando il modo, il tempo, quando vedremo, però insomma hanno apprezzato tanto, quindi eh, davvero... Davvero bene, ecco, ma parliamo di, di tennis. Eh, io continuo a volerti stimolare su questo discorso mentre vedete, eh, insomma, vi stiamo offrendo la carrellata dei vostri messaggi che stanno arrivando praticamente quasi in temporale, grazie a Stefano eh, Lanzanova. Eh, io continuo a dire: il favorito è Sinner. Per me, mh, non so se abbiamo già fatto il pronostico, Guido, eh, l'altro giorno, ma non credo. Io dico che vince in due. Eh. Eh, per, per coerenza con quello che ci ha fatto vedere Sinner eh, finora. Però io mi auguro che sia una gran bella partita, e se dovesse andare al terzo sarei forse contento e poi che vinca quello che riesce a gestire meglio le, le situazioni. Vorrei vedere una gran partita, ecco, questo è un po' eh, sì, quello sì. che dico. Questo lo dicevo anche io ieri, poi l'unico riferimento, se vogliamo chiamarlo pronostico era quel, quel ricordo ricordo d'Italia-Bulgaria ai e, e mondiali, siamo in quell'ambito se n'era Era, era 2-1, no? Che mi richiamava un 2 a 1 per, per Sinner, ma era una, stupi una stupidaggine. Leggo sotto, tra l'altro, anch'io tra, tra i vari messaggi che passano. Eh, un, una... Ma leggeli anche tu, eh, volentieri. Sì, sì, sì. Un, un messaggio con cui mi sento di dissentire. Eh, Panad, secondo cui adesso non, non mi ricordo il nome, non l'ho letto. Eh, secondo cui Panatta quattro anni fa eh, aveva previsto eh, l'esplosione di, di Sinner, eh, no. a parte che quattro no. anni fa Sinner era già. Non me lo ricordo, No, beh, ma, ma dico, Panata ha tanti meriti nella sua vita e nella sua carriera. Ma non certo quella, credetemi, di seguire in maniera molto molto attenta il tennis, il tennis, l'attualità la, del tennis. Ecco, diciamo, e non gli ne senso. facciamo una colpa. Eh, no, ma assolutamente, venire. lui ha tante cose, tanti interessi, adesso è stato un po' più coinvolto anche con le telecronache RAI, eccetera. Tuttavia, diciamo che quattro anni fa tutti gli addetti ai lavori sapevano che Sinner fosse fortissimo. E, è un po' quel discorso che facciamo ieri no? sulle ricostruzioni Nadal due anni fa fa il back non lo sapeva fare e giocava otto metri dietro e vai a vedere i video e poi ti rendi conto che insomma quantomeno a livello temporale ci sono delle cose che non, non tornano. Abbiamo ogni tanto dei ricordi un po', un po sfocati di quello che è la, il, recente, il recente passato, ma ripeto, non ne faccio una colpa a, a, a nessuno e però neanche un merito a Panatta perché sinceramente che Sinner fosse un fenomeno se ne erano accorti tutti anche prima di quattro anni fa. Eh, mi ha colpito molto, devo dire la verità. La dichiarazione fatta da forse di questa cosa non abbiamo parlato di, da parte di Medvedev, a proposito del servizio di Sinner, Beh. che ha detto è un colpo che è devastante, 10 cioè, volte più forte farlo. di prima. Mm. Eh, e come ha fatto a migliorarlo così? Questo vuol dire intanto, bravo Yannick a lavorare su questo fondamentale, ma bravissimi due tecnici a evidentemente trovare la chiave giusta anche dopo aver provato varie soluzioni, lo ha spiegato anche Cahill più volte, e di come ha, hanno trovato veramente la chiave per fare esprimere eh, quel fondamentale che è davvero importante, soprattutto per la mentalità di Yannick che, che dice «Quello lo decido io, io voglio essere eh, protagonista con quello che posso decidere io in sostanza l'ha spiegato più volte questo concetto quello che non posso decidere io non ci posso fare niente però se mi metto nella condizione di avere un vantaggio su un qualcosa che dipende da me è fondamentale no Guido? Sì, 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 beh il servizio di signore da, da quando è ragazzino eh, da quando è andato a, almeno da piatti è stato sempre un po' un cantiere aperto ci sono diversi video di Danilo Pizzorno che all'epoca collaborava a stretto, a stretto contatto con piatti di, di, di come, si è, come è cambiato, è evoluto il servizio di, di Sinera e poi ancora nell'ultimo periodo di Piatti e il primo di, di, periodo di questo nuovo team con Bagnozzi, eh, fino a, si è arrivati fino a questa ultima versione, eh, insomma, dove non unisce più i piedi, dove, eh, però io credo che soprattutto il grande salto sia stato nella ritmica, no? eh, un, questo lancio di palla tutto sommato abbastanza basso, un'esecuzione, adesso non proprio la canè, però voglio dire abbastanza... Con due tempi eh, che diventa difficile da leggere, probabilmente lo, lo, gli rende più facile la coordinazione e meno facile la lettura da parte degli avversari. E poi questa testa della racchetta, che sul piatto, ma ancora di, più, anche, ancora di più sullo slice, ha preso una velocità, cioè ha sfruttato al meglio la sua grande velocità di braccio e le sue leve per trovare anche angoli. E, e per un'alterazione della palla di, di, diversa, eh, credo io, ma questa è una mia idea: si sia ispirato tantissimo all'evoluzione all e al servizio di Djokovic perché trovo delle somiglianze incredibili tra questi due servizi eh, molto essenziali, molto puliti. Ma, ma davvero molto, di, molto efficaci, e ripeto, difficili da leggere. Se non sbaglio, Francesco Collini diceva ehm, una cosa appunto in linea con quello che hai appena detto con, facendo riferimento alla partita di Bersi il fatto che Dimitrov va, possa andare in difficoltà con giocatori tipo Nole o Simmer, eh, e Giulia Foschi faceva riferimento invece per diciamo un momento positivo anche per il curling i ragazzi soprattutto io credo che eh, la squadra maschile ieri ho visto solo mh, diciamo eh, gli highlights, c'è stato un tiro di Mosaner cioè contro ogni logica della gravità, della mozione, dei, dei sassi, cioè una cosa che per me non ho mai visto, cioè Mosaner è un fenomeno assoluto sono eh, diventati quindi... proprio tanto tanto forti, eh? guarda che non è che il paragone con Sinner fa. Fatto facendo le debite proporzioni sia così, no? La crescita... E Loro hanno vinto quattro slam. Sì, ha vinto uno. La crescita degli ultimi due anni, un anno e mezzo, due anni è incredibile, sì, 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 davvero... Sì, diciamo che tutti i giocatori, quale giocatore non va in difficoltà contro Sinner e Giocovic volendo fare una battuta, però no, è vero, può essere... Insomma, allora, a Bersier è arrivato un po' Cottarello. Eh, aveva giocato all abbastanza alla pari, ma non aveva mai dato la sensazione contro un buon Djokovic di poter eh, davvero star sopra a Djokovic. Era già un ottimo, ottimo Dimitrov, ma questo io credo e temo che sia un'altra cosa. Poi ragazzi, le vie del, del, del signore del tennis e le difficoltà le, le conosciamo. Eh, io credo a livello di recupero il tempo ce l'ha avuto, non, non sono in grado di dire se ha dolori, se ha problemi. Lui dice che in questo periodo una delle svolte è stato proprio lui Dimitrov, è stato proprio quello di potersi allenare con grande continuità, con grande intensità e svegliarsi al mattino e non avere particolari dolori, nonostante insomma il chilometraggio inizia a essere eh, di un certo tipo, perché a 33 anni di battaglie comunque ne ha fatte, è vero che ha sprecato diversi momenti della sua carriera. Però, però comunque è da 15 anni sul circuito, quindi anche lui ha... E poi quando gli hanno chiesto eh, se lui non rimpiangesse un po' di, di essere capitato nell'epoca dei grandi, ha detto no, esattamente il contrario, è stata l'epoca d'oro del tennis, abbiamo tutti imparato tantissimo da questi tre fenomeni, anch'io, anche se un po' tardi, ho capito che i dettagli, ho capito che... Eh, proprio la costanza nel, nel, nel continuare a lavorare, a crederci, a non demoralizzare, a gestire meglio la sconfitta. Ho detto, ho imparato a gestire molto meglio la sconfitte rispetto a prima, prima rimanevo sotto per settimane. Insomma, eh, un Dimitrov sicuramente al suo, io credo al suo meglio, superiore a quello del 2017, che già era molto, era molto forte. Ecco eh, adesso eh, seguirò anche il suggerimento. Eh, di chi mi chiedeva di leggere anche i messaggi che arrivano da YouTube, vedete con il crawl, assolutamente adesso lo facciamo. Eh, ti faccio io una domanda però, eh, sono curioso di eh, sentire la tua risposta in merito, eh, perché Giulia per esempio ci chiede anche eh, di parlare di cosa pensiamo, cosa possa fare Sinner eh, sulla terra, ma io invece voglio sapere, secondo te Dimitro, qual è la sua superficie preferita? Cioè se dovesse giocare la, la partita più importante della sua carriera, quale, anche magari torneo se ti viene in mente, o, o eh, semplicemente la superficie, perché io credo che i due sceglierebbero tutti e due indoor in qualche modo. No? Lui ha vinto la TP Finals eh, proprio in quel contesto, non voglio legarmi a dare questa lettura solo perché ha ottenuto quel, quella vittoria così importante, Vabbè. però mi vende... Cosa dici? Sì, sì. Beh, ha vinto il suo primo titolo a Stoccolma, Indor, ha vinto a casa sua a Sofia, un torneo a cui teneva molto. Ha fatto finale a Bercy, ehm, ha vinto le finals, direi che gran parte dei suoi più grandi risultati sono, sono venuti lì, e poi è vero che ha comunque queste, queste semifinali in Australia. Ha, ha giocato spesso bene in Australia a inizio dell'anno e la semia Wim. Allora, per, volendo fare i, i così, puristi per quello che c'è in giro adesso, l'erba dovrebbe essere eh, comunque la sua superficie. Eh, perfetta, no? Perché adesso per come gioca, adesso per come sta in campo, adesso per come serve lo slice, le vole, non dovrebbero esserci dubbi. Eh, io, ecco, adesso mi fai pensare. A proposito, no, ieri dicevamo, cavolo, un, pe un peccato da un lato che i tre, i tre fenomeni non, abbia non siano riusciti tutti e tre a fare almeno una volta lo slam. Ecco. Dimitro, per quello che sta facendo vedere, meriterebbe un titolo, un titolo a Wimbledon se proprio dovesse mai vincere uno slam. Io spero che sia lì perché il suo tennis sarebbe eh, perfetto per, per, per trionfare lì, la sua eleganza. Il suo... eh, te, insomma, vediamo. Sono curioso di, sono curioso di, di vedere Sina sulla terra, ma sono ancora più curioso di sapere se Dimitro riuscirà a reggere questo, questo ritmo o comunque questo livello, qualcosa di simile per, per più mesi. Eh, ultimamente la l'ha fatto vedere, allora a quel punto lì non dico con la costanza dei primi quattro, ma appena dietro davvero lui può, può, può dare sempre tanto, tanto fastidio Stiamo vedendo tanti messaggi da Facebook, eh, Stefano che dice, eh, è un cannibale come Eddie, riferendosi a Sinner, il discorso del colpo più migliorato c'era qualcuno che diceva il suo slice di Sinner io sono più orientato sul servizio, no? come stavamo dicendo, è, è colpo non perché lo, lo abbia anche rilevato Medvedev, però sono assolutamente d'accordo, c'è stato un clic a un certo punto, quando, perché non è soltanto di servire bene, ma quando devi servire bene e lui è da lì che ha cominciato a fare la differenza, non, non, non ti dà più tante possibilità di fare il break, è, è micidiale, aveva già la caratteristica di recuperare quando andava sotto di un break e lo sa sempre fare. Ma adesso eh, è difficile eh, andare in vantaggio con lui in generale, questa settimana è successo due o tre volte, subito pronti via. Però io ho la sensazione che, mh, come i giocatori di scacchi, o gli sport applicabili al concetto dei giocatori di scacchi, lui sia uno che sa cosa sta succedendo due o tre mosse avanti. È un po' come quando si esprime il concetto. Se per caso foste nella giungla e a un certo punto vi capitasse di vedere la tigre, si dice che la tigre vi ha visto almeno dieci volte prima. Ecco, Sidner è la volpe, però forse è anche un po' la tigre, cioè che mh, sta studiando molto eh, la tattica, eh, quello che bisogna fare in campo, no? farsi anche sorprendere ma reagire. Perché eh, ne parlavo ieri. Mh, Nell'ultima puntata della diretta da Levigno eh, parlando con Flora Tabarelli, io vi assicuro perché poi queste cose, solo se le, le vedi da vicino, l'ho vista in faccia, per me è, cioè, è, è, è qualcosa di speciale. Cioè, non so, magari in questo caso descriverlo a parole, ma il fatto che lei abbia vinto un mondiale, rivincendolo in condizioni difficili, facendo delle cose difficili. Cioè, vuol dire che c'è un'evoluzione e Sinner in questo è veramente specialista. Eh, non so se ha senso quello che ho detto, Guido. Sì, ma io ho eh, quella, diciamo, quella capacità di azzannare la partita, di essere un killer sul campo, io l'ho sempre vista, anche quando qualcuno lo descriveva come uno agonisticamente eh, un po' pullo piuttosto che magari non così determinato. Io quello sguardo l'ho sempre visto. Eh, in Sinner, è chiaro che eh, quella frase fatta, che però con lui diventa tutto abbastanza reale e che lui impara dalle sconfitte impara dalle da, 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 da situazioni impara dalle partite, con lui è proprio verità, eh, guardiamo cosa è successo con Medvedev e quindi immagino che tipo, stando oggi dico, eh, dalle due finali precedenti da tutto quello che ha messo via negli ultimi mesi imparerà, quindi Insomma, io non vorrei essere nei panni di Dimitrov in un certo senso, perché <ride> sarei molto sorpreso di una controprestazione di, di Sinner. E se Sinner gioca al suo livello, eh, insomma, batterlo in questo momento è davvero molto molto difficile. Al tempo stesso, però, ehm, abbiamo un giocatore che, eh, dopo aver battuto quei tre campioni lì, ehm, ci, può, ci può provare e davvero che, il sentimento che prevale a me in questa attesa della partita è assolutamente... La, la speranza di vedere una partita un po' equilibrata e intensa ecco che non vinca uno dei due come succede a volte nelle finali che sono magari un pochino deludenti eh, che, si, che tirino fuori il meglio quello che hanno fatto vedere l'altro giorno e, e poi vinca il migliore perché non so eh, anche se glielo auguro quante volte rivedremo Dimitrov così no? è un mio interrogativo che mi pongo però Adesso è questo e sarebbe un peccato che arrivasse in finale un po' sgonfio o che magari la finale non fosse uh, al top. Di, di sicuro se si giocano a, a viso aperto, eh, nel senso di pochi tatticismi, cioè a spingere a giocare bene a tennis, è chiaro che Dimitrov eh, può avere qualcosa in più. Però mh, dicevano ieri la diagonale del rovescio. Mh, non sono convinto che la diagonale del rovescio la possa patire tantissimo Dimitrov. Posso pensare, come dicevo prima, che invece possa patire un po' il cambio di traiettorie, sempre che ci sia il tempo di farlo, sullo scambio, mentre sul, sul servizio io credo che vedremo, almeno all'inizio partita, spesso Sinner sì, giocare, giocare il kick per testare un po' l'affidabilità la, della risposta di rovescio di Dimitrov o, o quanto vantaggio può prendere da un, da un servizio di questo genere. Eh, non mi, non mi spingo oltre perché il tennis è, 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 un, è difficilissimo da, da, da interpretare e, e insomma, questa settimana mi sono già esposto abbastanza quindi rimango un attimo frenato, no non è questione di frenato, è questione che spero tanto davvero di vedere, di vedere Dimitro esprimersi come, come allora. capace di farlo. Come ci chiedevano, leggiamo un po' di messaggi da YouTube e prego Stefano Anzano di aspettare un attimo per far vedere eh, gli altri invece che arrivano da Facebook, perché su YouTube davvero siete sempre di più a eh, seguirci. E tra l'altro arrivano anche poi spunti interessanti, come per esempio, eh, leggo adesso appunto dalla Valpusteria, ci stiamo preparando in silenzio, il traffico su strada sta eh, scemando. Tutti davanti alla TV, tipo, allora, tipo finale era... dei mondiali. Eh. <ride> io ho, ho percorso la Val Venosta no? perché prendendo il tunnel da, da Livigno per andare verso il Vento è sicuramente la strada più comoda e non so se c'entra qualcosa, ma era Pasqua in Val Venosta, veramente eh, si andava lisci come l'olio. Eh, quindi è bella questa eh, richiamo a una questione che è ricorrente no? quando arriva Lora Sinner. Eh, c'erano i momenti Federer adesso allora Simner in Valpusteria e effettivamente c'era stata quel, eh, quella citazione di un giornalista de eh, che ha sede a Merano il insomma, quotidiano regionale eh, per chi legge in tedesco eh, e lui diceva eh, l'autostrada eh, da Bolzano a Merano non c'è nessuno effettivamente non è autostrada perché non si paga però eh, sono due corsie lì come anche nel Brennero quindi insomma, magari il disguido è stato eh, per quel motivo lì però eh, sì, è una cosa ricorrente tra l'altro saluto anche Luca Vitali che scrive su YouTube che una cosa simpatica quando seguiva, abbiamo seguito la TP Finals eh, che alcune volte eravamo anche in sebe, insieme io e Guido lì proprio fuori dalla Palalpitour, in una delle serate c'era Luca Vitali che mi guardava lì fuori dalla Palalpitour mentre col telefonino seguiva questo secondo me è uno spettacolo assoluto di situazione eh, vediamo allora c'è anche eh, cecilia eh, che è... augura buona pasqua appunto dalla valpusteria ed era lei che eh, diceva queste cose legate al traffico no in buona sostanza se hai letto qualche messaggio interessante no dai, eh, vi... mi, stavo di... mi stavo dimenticando una cosa che questo weekend perfetto fino adesso Rischiato di, di essere guastato stamattina dalla lettura di un quotidiano sportivo che ha yeah. dedicato, devo dire, grandissimo spazio a, a Sinner, eh, però poi ci si sono, sono messi di nuovo quel, quel giornalista che quest'estate aveva scritto delle cose in concomitanza di Roma. Ricorderai non molto carine e centrate su, su la, sulle qualità di Sinner per poi ovviamente eh, lui si sì, saltare alla grande su, sul carro e hai fatto un pezzo dove ti dico solo che la perla per così non vi annoio è stato che comunque il, il dritto è sempre stato il marchio di fabbrica di Sinner ecco questo è un po' il diciamo diciamo questo, questo partendo da lì poi puoi capire il livello del, dell'articolo mentre invece a fianco c'era un articolo nell'intento molto molto divertente sul fatto che il tennis stia diventando talmente di moda, che se tu ti trovi stasera a vedere la partita, magari coi parenti, essendo Pasqua e, e devi imparare un po' di gergo, no? E quindi suggeriva dei gerbi per non fare figuracce. E, e spiegava dei termini che magari eh, anche lì un paio magari non sono stati spiegati, però quell'articolo lì è, diciamo che era molto divertente perché ormai non puoi più andare a presentarti in un salotto a vedere una televisione in un bar dicendo delle, delle castronerie o, o non sapendo cosa vuole dire timing piuttosto che grip, piuttosto che... Che altre, che altre cose e, e niente però sì insomma vabbè ci sarebbe molto da ma allora io devo evitare cerco di non fare più queste rimarcare insomma degli errori perché veramente mi dispiace anche, anche perché no no ma l'errore toglie... figurati gli no però proprio il, no, aspetta, il, aspetta. il, il pezzo proprio non l'errore sì, sì. il fatto no, che no. della gente scriva di tennis ecco questo che io rimarco però io volevo citare un errore e comunque, mm. dico, eh, mi pare evidente che ci sia bisogno di eh, fare in modo che le persone che vogliono conoscere di più il tennis siano eh, messe a disposizione, cioè, siano eh, si siano create le premesse per aiutare, eh. no? In quel senso, ho letto che è un break che è stato fatto con un Ace, per esempio, eh, Ma... sì, sì, non <ride> cioè. <ride> Può succedere, mettiamola così, però eh, ripeto, non voglio più stare lì a fare perché poi quelli che mi avevano detto: Ah, ormai è come dire, è anacronistico farlo, lo fanno loro. Quindi io dico: Beh, eh, forse qualcosa è passato, lascio a loro le beghe. A me non, mi, a me non interessa più fare questo tipo di eh, sottolineature. Allora... Ma, cioè, Secondo me sì, tu sì. fai bene a, a sottolineare invece il discorso in generale, no? Su, no, ma sai cosa che magari... se, se tu, eh, ovviamente anche, ripeto, con ironia che apprezzo molto, eh, vai a, a spiegare alcuni termini e eh, di fianco il, uno dei più importanti giornalisti del giornale scrive delle cose pseudoserie scrivendo sostanzialmente delle castronerie che denunciano eh, o, o, o una non conoscenza della disciplina o un, delle idee, delle opinioni, che per amor del cielo c'è cioè libertà di opinione, però insomma abbastanza singolari e eh, allora forse quel pezzo lì di, di spiegare come funziona il tennis mi viene voglia di dirlo, spiegalo al tuo vice direttore o a chi hai di fianco. Poi vabbè, queste poi eh, se poi la gente si deve avvicinare al tennis eh, è sempre meglio che si affidi... Uh, a chi ne capisce, <ride> perché se, se poi, anche senza contare, che fa un po' ridere che lo sport, forse più internazionale che esista nel mondo, debba essere spiegato agli italiani che un po' di tradizione, voglio dire, ce l'hanno, eh, hanno tornei importanti. Insomma, mi sembra un po' ridicolo. Mi dava già fastidio quando magari, non so, ti faccio l'esempio, Olimpiadi invernali, Pittin vince la, la medaglia nella combinata nordica e spiegano come funziona la combinata nordica. Va bene, siamo un po' un paese del terzo mondo sportivo, ma la faccio passare. Ma non mi puoi spiegare il tennis, perché se il tennis c'è bisogno di spiegare come funziona il punteggio, quelle cose lì, allora, ripeto, sì, tipo, vi potete anche avvicinare, eh, sono contento, però magari... Magari denuncia un po' di provincialismo, un po' di questa cosa qua. Che a me da, sinceramente dà un po' fastidio. Io ti dico, per esempio, appunto per parlare di Flora Tabanelli eh, eh, e del suo mondo che è il freestyle, ma è il big air, lo slow fatto con gli sci e quindi free ski Cioè, questo è un po' più complicato e certo. io sono andato ah, lì. No come dire, con la testa a carta bianca, no? la mente con la carta bianca e c'è Ian Rocca eh, che è veramente fantastico nel comunicare e io ho capito delle cose, ho capito il cork quando succede, ho capito eh, lo switch side, cosa vuol dire, no? Andando all'indietro. No, all no, no vabbè, ma lì siamo, cioè, lì veramente siamo su discipline che se eh, non conosci più che bene non capisci niente, assolutamente è, è doveroso. Eh, eh, poi Ripeto, il nuoto e la corsa, una volta che hai capito lo stile o la distanza, va bene, poi capirne è tutta un'altra cosa, però diciamo chi lo guarda le prime volte lo capisce, ci sono discipline più, più difficili, però noi siamo un paese con montagne dappertutto, dove si scia dappertutto, siamo un paese dove c'è il mare, dove ci sono circoli di tennis in ogni paesino. Eh, scherma, medaglie olimpiche nella scherma, da, siamo uno dei paesi dominanti, cioè siamo un paese di grande tradizione sportiva e mi fa un po' specie che ci sia bisogno sempre di ricominciare da capo nel 76 l'Italia ha vinto la Coppa Davis a distanza di 40 anni, l'abbiamo rivinta e Sinera ha vinto la nostra, cioè scrivete delle cose, scrivete delle cose soprattutto se sì, avete la fortuna di essere inviati sul posto, ecco questo mi, mi fermo mi fermo comunque eh, rispettare Dimitro, ma Sinner eh, lo spazza via in due set. Sto leggendo su YouTube, non c'è storia con nessuno adesso. Eh, Sei in salute. Eh, ah, leggevo sotto di un Dario di, una, di una, uno che ha scritto un nostro ascoltatore che diceva una cosa interessante. La parità di Pechino è stata, appunto, come dicevo prima, viso aperto. Forse non mi sono spiegato bene. Una, una partita con tanti bei colpi, molto spettacolare, però senza particolare. shot making, no? Eh, esatto, shot, shot making, eh, non, non, senza particolari tatticismi o comunque giocate alla grande quello era un Sinner una settimana di, di grazia contro un ottimo Dimitrov eh, da un lato mi auguro una partita così anche se probabilmente possono aumentare le possibilità di, di vittoria di, di Dimitrov se si gioca un po' più a tennis nel senso completo del, del termine e a questo proposito aggiungo quando dico che Sinner ha fatto pochissime smorzate, pochissime discesa a rete pochissimi back non sto dicendo, chiarisco che non sia importante che lui abbia a oggi la possibilità di fare anche quelle cose, anche se non sempre al top. Anzi, è importantissimo perché, anche se non le usa, sa alla, che all'occorrenza lo può usare, l'avversario sa che lui è meno prevedibile e quindi quella, eh, chiamiamola, adesso voglio dire aridità, comunque quel tennis un po' monocorde, no? che era l'accusa che si faceva a Sinner. E che l'ha portato un po' anche a cambiare rotta tecnica. no eh, È proprio stato quello il lavoro straordinario e l'intuizione anche di, di Sinero, di chi, lo, di chi lo, lo, lo consiglia, di cambiare perché quando giocava con i top player soprattutto vedeva che il suo, la sua grande spinta, la sua grande velocità di palla eh, non era sufficiente o comunque in certi momenti non, non, non bastava, lui era frustrato da questa cosa e, e poi ci si è messo anche, messo anche la crescita nel, nel, col servizio che ripeto sempre non è solo una crescita di prima palla ma è anche una crescita nella seconda palla perché non è detto per forza che per vincere deve mettere il 60% di prima palla che aiuta che aiuta Sinder, che aiuta chiunque ha anche una grande, ottima e robusta seconda palla chi ha eh, voluto specificare quel discorso da Pechino, eh, quello che è successo da Pechino in poi, insomma, la partita del biloncino è Claudio Monti, che l'abbiamo letto su eh, YouTube. Eh. Invece, un messaggio prima citava il discorso dell'Unplanned nella scherma delle, delle Olimpiadi eh, e c'è stata una domanda a proposito delle Olimpiadi e di Sinner, chi eh, vediamo diciamo, potenzialmente favorito tra. Eh, i nomi, insomma, quelli fatti sono eh, Sinner, eh, Djokovic, forse c'era Alcaraz, adesso non ricordo il terzo nome. Eh, è molto difficile fare un ragionamento adesso, onestamente, su altre questioni magari si può provare, però eh, sarà interessante la stagione sulla Terra, praticamente eh, comincia adesso, ci sarà anche Marrakesh, dove ci sono diversi italiani attesi, compreso eh, Berrettini, eh, lo stesso Musetti, credo, no? forse anche lui è a Marrakesh. Sì. Eh, quindi adesso Ma poi forse ricorre... è Sonego e Cobolli che sono Marrakesh e Musetti all'estero. E Ma non esatto, un esatto un bravo, infatti, non avevo mm. un dubbio su Musetti. Mm. So Sonego sicuramente con Berrettini perché c'è il discorso. Sono nello stesso quarto, avuto. tra l'altro. Sonego e, eh, esatto. e Berrettini se vincesse il primo turno, forse trovava Nash, che è quello seguito. Anche da, da Vincenzo esatto, da santo padre. Era proprio quel discorso che mi faceva. Poi dire: aspetta, è un dubbio, perché Sonego è l'altro giocatore che ha chiuso la sua eh, lunga eh, collaborazione con il coach storico come è stato per Santo Padre eh, e Berettini proprio a fine della scorsa stagione. Però ecco sul discorso eh, della terra ne parliamo poi direi dalla prossima settimana, ci sarà l'appuntamento martedì sera eh, alle 19.05 eh, che tendenzialmente registriamo sperando con un ospite, vediamo se si può fare, e, eh, e poi ovviamente riprenderemo. Una copertura quotidiana quando ci saranno i tornei come Monte Carlo, come Madrid, giusto per spiegarvi insomma per chi magari non avesse seguito anche le stagioni precedenti con Tennis. Mania, Stefano Lanzanova, se puoi andare anche con altri messaggi su Facebook, allora velocemente, Dario, ti dico solo che all'Estoril è numero uno Rud, numero due Urca, numero tre Musetti, mentre a Marrakesh ci sono diversi. Ma allora non è così scarso Musetti se è numero tre del seeding all'Estoril? No, ma Scarso Musetti è come, è come quando dici eh, sinere è concentrato più o meno la stessa, la stessa okay, cosa. Ok, eh, e, No, invece Marrakesh è un pochino meno alto, perché Agere è la 1, 35 del mondo, Hofner la 2, insomma un torneo molto aperto, con Evans Sonego la 4, Cobolli la 8, eh, Sonego al Bai, eh, Berrettini gioca con Shevchenko, che è la 6, e se vince col vincente di Vanashe, Munar, quindi può prendersi la rivincita di Shevchenko che l'anno scorso l'aveva battuto, ti ricordi, a Phoenix in quella partita disgraziata e Cobolli credo per la prima volta è numero, è testa di serie in un torneo ATP e poi nelle qualificazioni ci sono Fognini che è all'ultimo turno e eh, un altro giocatore che adesso mi sfugge che è gigante sempre all'ultimo turno mentre Mike propone un discorso di prova del 9. no a parte perché è un problema. Cioè Sinner non è più la prova del 9 per nessuno, ma da un po' di tempo. Ma poi lui stesso Dimitrov, ha vinto eh, questa serie di partite con URC, Alcaraz, e eh, eh, poi ha continuato con Zverev. Cioè la prova del 9 da mo che l'ha eh, eh, superata. No, no, ma poi eh, la cosa bella che io apprezzo tanto di questo momento di Dimitro, che lui ha spiegato: non, non è una questione. Eh, come dire, sì, i miglioramenti ci sono stati, ma adesso il cambio è mentale, cioè lui non, eh, non patisce così tanto le sconfitte e soprattutto non va troppo fuori di testa con le vittorie, ma si sta godendo proprio il momento eh, che arriva in una situazione particolarmente felice anche dal punto di vista privato o che comunque quando hai quel talento, un po' il discorso di eh, Musetti, è vero che Sinnera ha specificato che il talento te lo costruisce un po' come il discorso che ha sempre fatto Nadal, cioè parliamo di cos'è il talento però è, è inevitabile pensare a un qualcosa di simile a una situazione tra eh, Dimitrov e eh, Musetti hanno un arsenale un, un bagaglio tecnico una ha anche una piacevolezza nel vederli giocare eh, perché è un gioco completo eh, il tennis è nato così non è nato con rovescio a due mani cioè bisogna essere anche onesti no? e portare avanti quel perrugia non è mica da poco, è un po' come. Vi faccio questo esempio: la staffetta dello sci di fondo. No? La cosa più importante era quella cosa lì, era la gara a squadre, poi sono cambiate un po' le cose: si è perso un po' il Pier Rouge della staffetta nello sci di fondo. Eh, è, è così. Poi, che si arrivi a poter essere competitivi con più atleti, più gare in futuro, con dei giovani nello sci di fondo sa saremo tutti quanti contenti e con lo stesso Pellegrino, ovviamente, perché eh, bisogna per forza citarlo. Tra l'altro, non vi racconto io questa cosa perché poi verrà fuori. Ma diciamo così: il Pellegrino si sta attrezzando come altri. È eh, un messaggio così de buttato dentro la bottiglia. Però vedrete che tornerà in spiaggia quel messaggio nella bottiglia e vi racconteremo quello che sta succedendo con Federico Pellegrino che mi sembra molto interessante. Eh, però, ah, ecco, legge, si... Leggevo sotto, Dario, vabbè, un paio di cose simpatiche. Una, ah, vai. Un, si diceva a un, un nostro ascoltatore che è, testa, è tifoso di Sinner da Bergamo 19, no ai... A quelli agli ultimi ma no, invece sì, a tutti. Voglio dire, quello di prima non voleva essere una, una dissuadere la gente, avvicinatevi il più possibile al tennis. Ecco, dicevo solo abbeveratevi a delle fonti eh, che magari vi, vi spiegano bene le cose. Tra l'altro, un altro ascoltatore che deve infatti ma mi spiegate che cos'è il back o back scritto back ma infatti è il ci... rovescio, è rovescio è tagliato non solo il rovescio prevalentemente si gioca sul, sul rovescio un rovescio che nasce difensivo ma, ma ve lo vedremo stasera con Dimitro può diventare anche un'arma assolutamente di offensiva per dare fastidio all'avversario una palla Tagliata si chiama back perché al taglio indietro la palla viene colpita col piatto corde leggermente sotto alla, alla palla e la palla gira su se stessa al contrario, no? quindi un taglio, taglio all'indietro diciamo. E che lo può fare anche chi è bimane, anzi ne sì. vediamo tanti di esempi di eh, capacità di usare il back anche per chi è Beh, Berrettini, adesso, no? Berrettini è il massimo esponente di, 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 questi, di, di un giocatore bimane che, che gioca un grandissimo back, mentre Sinner l'ha imparato strada facendo, l'ha migliorato strada facendo perché lo sapeva già fare, sicuramente questa sera vedremo probabilmente qualche Dialogo back contro back e adesso vedete la differenza tra uno che la, la, se lo porta da casa a livello ecco, c'è Francesco che l'ha imparato che ci dà un'ulteriore possibilità di dare una spiegazione. Ma è interessante questa cosa. E se eh, diciamo avete queste curiosità, fate pure la domanda. Non vi vergognate perché c'è anche magari qualcun altro che avrebbe voglia di fare quella domanda e non la fa, magari per timore. Eh, di essere anche un po', non dico preso in giro, però di, 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 vedi bisogna spiegare certe cose. No, allora... ma questo, questo messaggio è molto interessante, ma anche molto inerente a quello che può succedere stasera. Perché chi, chi negli ultimi anni e sono sempre meno ha giocato il rovescio a una mano, è, è con la velocità di palla, con, con, le, con, con le palle cariche che si giocano adesso è difficilissimo giocare vicino al campo con il rovescio a una mano, e il team eh, stava partiva molto fuori per poi magari riavvicinarsi al magro è stato uno che riusciva a giocare abbastanza da vicino in risposta al rovescio una mano aveva un rovescio una mano clamoroso stiamo parlando di fenomeni Vavrinca faceva un po' e un po' in risposta si è rifugiato nel back tante volte perché rispondere da sopra a quello che sta provando a fare il musetti delle volte a queste velocità con queste rotazioni con il rovescio per quanto il tuo rovescio sia ottimo è molto complicato quindi cosa fai devi scappare indietro e inizia, il campo inizia ad allargarsi e tende a fare molta più, più, più fatica col problema è che Musetti non è team e non ha la fisicità o comunque la, 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 le capacità di, 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 di non, ha, non giocano lo stesso tennis quindi diciamo che il, il rovescio di Dimitrov oggi potrebbe avere questo problema riuscire effettivamente in questo momento storico del tennis a, a essere nei primissimi con rovescio a una mano è, è un'impresa e non è un caso che ce ne siano meno, un po' perché si insegna di meno, infatti io facevo riferimento alla scuola cieca, che però poi Corda, Lendele, Navratilova, e Novotna e Mandlikova, le più grandi giocatrici sono giocatori, sono stati a una mano, ma perché in quegli anni c'era ancora un 50-50, un 60-40 all'inizio, insegnare il rovescio a una mano due mani, adesso siamo a 80-20, siamo a 90-10, e, e quindi è evidente che, che un po' per dei motivi, un po' forse siamo pratici, un po' si è anche esagerato perché secondo me quando il ragazzino dimostra di avere delle qualità va in, o la ragazzina va incentivata a giocare a una altro. Non eh, è impossibile nel tennis moderno ma è molto complicato. Ecco. Vedi che sollecitati vengono delle domande? Eh, no, si può cui, giocare anche poi... da destra il kick ma chiaramente se sei destro ha un effetto, qua da sinistra ha un effetto uscire che butta fuori l'avversario e quindi è più efficace, però si può giocare assolutamente anche da destra. E per rispondere ad Alessandria, che prima sempre abbiamo visto il messaggio su Facebook, eh, mi pare da Pietra Ligure, forse eh, comunque il discorso del rovescio ha una mano. È chiaro che adesso eh, ce ne saranno sempre meno, a parte, come diceva appunto lei, qualche eletto, però. Eh, non penso che sia eh, completamente finito i cambiamenti nella storia del tennis perché non dobbiamo dimenticare se questo processo è diventato così estremo cioè il fatto che eh, è difficile risultare vincenti eh, con il rovescio a, a una mano se non riesce a giocarlo come lo giocava Federer cioè il controbalzo praticamente con le soluzioni con il back cioè che mh, era totalmente imprevedibile da quella parte nonostante facesse molta fatica con le palle cariche eh, sul suo lato eh, sinistro ma poi abbiamo visto nella parte finale della carriera gli ubicic li ha fatto scattare qualcosa dicendo guarda che tu quel colpo lo puoi utilizzare eh, in maniera anche più efficace con qualche accorgimento eh, hanno cambiato eh, diciamo la specificità delle superfici all'inizio degli anni 2000 e se si tornasse indietro il rovescio quello classico, diciamo così, potrebbe tornare molto utile su superfici come quella dell'erba o anche altre eh, più veloci, perché se tu hai quel colpo, eh, lo puoi giocare ad un'altezza, diciamo, diversa no? rispetto a quello che il problema grosso è sulla risposta al servizio il esatto. problema più grosso, il limite più grosso. Per il resto non c'è questa secondo me questa differenza così evidente o comunque ci sono pro e contro, prendo tutte e due rovesci. Tra l'altro guardavo su YouTube eh, Dario Cecilia Valentini che mi, mi scrive se vince Yannick stasera io invito Guido Monaco in Valpusteria e lo porto a sesto per fargli vedere davvero chi è Sinner con le faccine che ridono e forse poi proverà più simpatia per lui. No. Primo, no, invece, no. Invitami, ah, no, ma prima invitami in fialbusteria <ride> molto molto <ride> molto volentieri e secondo a me proprio Sinner sta simpaticissimo cioè a me proprio sì, simpaticissimo l'unica cosa che magari a volte vi fa sembrare che io non, non mi arrampichi su, 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 sui, sui muri a parte che devo mantenere un, un certo aplomb eh, visto che non vogliamo no, fare telesinner no esatto, esatto. Sia il, il, ovviamente il, il motivo di interesse maggiore è che quando gioca a livello di mio eh, gusto, ok? Eh, per come sta in campo, molto freddo, che è una grandissima qualità, e per come gioca proprio, non, non ho questo moto di, 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 di entusiasmo se 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 rispetto ad altri giocatori, magari del passato, che mi hanno entusiasmato un po' di più. Ma, ma detto ciò. Umanamente non posso che parlarne stra mi piace tantissimo il personaggio, mi spiace tanto come sta in campo, e gioca, gioca da Dio, eh, diventa al limite una questione di, di gusto, poi io non sono mai molto bravo a mascherare, magari qualcuno la legge come un'antipatia nei confronti di Sinner, ma assolutamente, ma zero, spero di aver chiarito, eh, ma io non, voglio, non lo dico per, per non giocarmi l'invito in valpusteria, eh, ma lo dico proprio perché lo, lo penso. No, ma io suggerisco soprattutto d'estate. Ma eh, di, cioè, se la cava bene anche con gli sci eh, proprio nel godersi il, eh, una giornata sulla neve, Guido, per cui sia d'inverno che d'estate, lì eh, vabbè, insomma, è pazzesco come anche in tanti altri posti. Però passeggiare d'estate in Val Fiscalina, andare su in, nel rifugio ultimo eh, dove eh, ha lavorato per tanti anni. credo continui a lavorare comunque il papà. Che però ogni tanto seguo gli anni per fargli da mangiare per farle, fargli delle predibatezze eh, che evidentemente migliorando anche a tavola eh, sta migliorando anche gli anni perché anche quello è un contributo la cucina di casa ha sempre il suo effetto vi assicuro è uno spettacolo quindi insomma ma non è che devo fare pubblicità io la val Fescalina è considerata una delle valli più belle delle Dolomiti. Sì, tra l'altro Cecilia dice anche che a volte andando a giocare a golf lo si incrocia anche da quelle, da quelle parti, Yannick. E, e poi mi scrive Daniele Maggi eh, da Novi Ligure credo, non mi sono mai spiegato, come mai non c'è un mille sull'erba, in qualche modo è vero. Ci stanno, pensando, ci stanno pensando, eh, però ci stanno pensando. Ci stanno pensando. E poi Musetti ha fatto vedere, dice Alessandro Barone, contro Shelton come il rovescio di una mano può contenere i grandi battitori meglio del Bimane. Un po', sarebbe un po' lunga, diciamo che allora quella partita lì partita ha contenuto con una mia discreta anche sorpresa. Devo dire. Esatto, e soprattutto Shelton eh, ha un po' patito alcune sconfitte recenti, secondo me, e quindi il suo gioco ha bisogno di una fiducia mh, estrema, eh, credo. Eh, e poi ogni partita, tattica... non, non dimentichiamocelo, poi ogni partita ha una sua. Ha una sua storia, una sua dinamica, un incastro di, di, di caratteristiche, tecniche, mentali, personali, e quindi è un po' più difficile di, di così. insomma Sul discorso tattico. Eh, quello che eh, scrive qualcuno eh, prima su Facebook diceva: Ma eh, deve evitare di essere un po' interlocutorio sinere e soprattutto di giocare al centro. E gli anni che sono cose che. Magari ha fatto in certi momenti. Io sono convinto che eh, cercherà di essere allora il prendere il tempo. So che magari non, non è forse espresso nella maniera migliore questo concetto, ma sarà un po' la chiave della partita perché è chiaro che a livello scacchistico del tennis su questa situazione tutti e due vogliono giocarci, cioè vogliono giocare d'anticipo mi pare Guido, sto dicendo una cosa sbagliata? Sì, eh beh giocano vicino, prendono la palla presto ma stiamo, stiamo scherzando, chiaramente eh, Dimitro molto più proiettato verso la rete Sinner molto più a, a sfondare da dietro nonostante i suoi recenti eh, miglioramenti anche da in quella parte del campo eh, però dai, io penso che ci sono tutti gli ingredienti per vedere una grande partita, ripeto, spero che, che sia. ci sia equilibrio e perché per quanto bello vedere Sinner annichilire gli avversari... E, Insomma, io ho voglia di vedere una partita bella di tennis lottata, spettacolare da ricordare perché poi se uno sei due, sei due, sei due non li ricordi tanto o meglio no, se li ricorda no. Medvedev ma il pubblico se, li, se lo ricorda meno e quindi speriamo veramente di vedere un Dimitrov in, in linea con quello che ha fatto vedere, insomma ha giocato tre partite così quindi non è un caso di sicuro. Eh, quindi il livello è, è, è quello speriamo ne abbia, ne abbia ancora anche stasera per regalarci due ore almeno di, di grande tennis due o tre cose prima di salutarvi e di augurarvi buona cena se vi rimane ancora qualcosa qualche spazietto eh, diciamo così dopo il pranzo di Pasqua è che allora eh, mi chiedevano eh, qualche indicazione su come saranno seguiti i mondiali di curling maschile Sinceramente credo che ormai, visto che il curling è diventato una disciplina eh, molto seguita, io spero che lo sport faccia sempre di più per eh, proprio annunciare quando ci sono le partite. Eh, io sono pagato per fare altro. Comunque, eh, domani sera eh, ci sarà eh, alle 19, se non vado errato, la diretta della partita con la Corea eh, del Sud per il team retornaz e poi mi pare che saranno diciamo o sera o pomeriggio i giorni di mercoledì venerdì e poi ci saranno semifinale e eh, finale sabato e domenica eh, io penso che per far conoscere uno sport bisogna fare tanta promozione anche le tv hanno l'interesse di farlo sky sport fenomenale da questo punto di vista va detto che non hanno l'esclusiva non voglio rovinare la festa, però si vede anche su Tennis TV. Ma bravi Sky a fare questa promozione gigantesca, perché è un invito a eh, portare dentro nuovi appassionati e poi bisogna spiegargli le cose e, e soprattutto dargli gli strumenti per eh, chiedere sempre di più no? a se stessi come appassione, ma anche nel voler vedere questo sport. Chi ci chiedeva di commentare la vittoria di eh, Nardi. A, al Challenger di Napoli, io invito a riprendere magari l'inizio proprio della nostra diretta eh, perché sarà possibile appunto eh, sapere quello che ha detto in particolar modo Guido Monaco. Domani eh, abbiamo già in qualche modo trovato un orario, eh, visto che è Pasquetta. Spero che molti possano fare la grigliata. Eh, dal sì. tempo che ho visto qua oggi eh, in Veneto era dura, se ci sarà quell'uragano che si è scatenato nel primo pomeriggio, speriamo di no, le previsioni anche domani mi pare non siano proprio il massimo, il bel tempo arriverà poi appena dopo, però saremo insieme alle 10.30. quindi ho per... visto che qualcuno si sta lanciando nel pronostico, ho visto un Dimitro 6462, proviamo a, a beccarsi Vuoi dire addirittura il punteggio? No, io non lo so... Ah non no, vi sì, vi nel vi... pronostico 6462... Sinner, dice no, io più che un pronostico, una speranza. Gli dico allora 644676 per sinner mamma mia, 646, 2 ore e 42 minuti. No, no, secondo me no, eh, allora eh, 7563. Sinner eh, sei più. Così rischi meno. Va bene, ah, vuoi, vuoi spiegare velocemente come funziona il servizio? Kick? Kick è la rotazione. Col servizio, dell'equivalente dell del top spin. No? Se vogliamo è, una, è una, un colpo che si. Un lancio di palla normalmente è lanciato più vicino a, sopra la testa, più a sinistra per fare un movimento alla punta della racchetta a sinistra a destra, sempre se sei destro. E far girare la palla poi, dopo il rimbalzo, far saltare alta la palla con una rotazione che è del tutto simile a quella del, del top spin da fondo campo, no? E quindi il rimbalzo è molto alto e eh, soprattutto da sinistra. Dopo il rimbalzo, tende a scappare verso sinistra dell'avversario, verso il rovescio dell'avversario. Sempre parlando di un destro. Quindi si trova l'avversario, si ritrova una palla alta e carica. Quindi deve fare una scelta o anticipare, stare vicino al campo e con il rovescio a due mani è molto più agevole oppure deve scappare indietro di 3-4 metri lasciar cadere la parabola della palla e, e spingere forte come faceva appunto Tim e come faceva fa spesso anche Nadal però è mancino quindi con, da, da sinistra patisce meno quella, quella soluzione comunque lanciatevi si anche voi sì, sì, nel vostro pronostico sulla partita che sta per iniziare, sono tra circa un'ora, che poi domani magari ripigliamo chi è riuscito ad azzeccare il conteggio. E viene con me a cosa... fare il weekend in Valpusteria per premio, per eh? <ride> chi indovina. Ok, ok. E, eh, a proposito del Kevin voglio dire una cosa, che è importante in generale per lo sport. È sbagliato nel nostro mestiere creare false aspettative, in un senso o nell'altro. A proposito di curling, non mi aspettavo assolutamente che le ragazze facessero questo straordinario mondiale eh, a Sydney, in Canada, nella Nuova Scozia, eh, e invece dico, ma non per come dire, mettere le mani avanti, io, io credo che è il momento giusto, ci cioè hanno lavorato veramente tanto per preparare questo campionato del mondo, i ragazzi del curling, io credo che loro non accetterebbero di firmare meno di una finale perché non abbiamo mai fatto una finale a campionato del mondo, è difficilissimo, ci sono i team Gushu, eh, il team eh, Edin Canada-Svezia, il team eh, scozzese eh, di eh, Moat che è fortissimo, però il team Tornaz non è da meno. Quindi io vi invito comunque a seguire, lo potete fare, purtroppo io, la, la mia critica in questo momento per il kenning è per lo streaming, che non c'entra niente con Eurosport. Che purtroppo non è adeguato. Io spero che in futuro questa cosa migliori perché chi vuole vedere, anche magari pagando qualcosa, eh, oppure se qualcuno troverà il sistema per far vedere tutte le partite dell'Italia agli europei e ai mondiali, in aggiunta a quello che fa Eurosport, eh, o comunque insomma si possa migliorare il tutto, sarebbe giusto. Perché questa è una disciplina che mh, in sostanza non esisteva come livello di competitività alle Olimpiadi mondiali fino a poco tempo fa e adesso lo è. Un po' come sarebbe sbagliato, avendo atlete come eh, i fratelli Tabanelli, non dare visibilità a praticamente un contesto sportivo dove l'Italia non, non c'è mai entrata. Cioè è bello dare l'opportunità al pubblico di appassionarsi a qualcosa di nuovo. Finisco con questo. Direi che abbiamo insomma, anche sforato, sfondato l'ora. Vi ringrazio come sempre, siete stati tantissimi anche oggi a, a seguirci. Io faccio anche una specifica sul sito di Oasport, cioè non lo ricordo mai, ma tendenzialmente, dopo che ha avuto la sua missione, il nostro video, cioè non soltanto nell'immediato, ma dopo uno, due, tre giorni, mi, mi dicono che sono 30.000 a seguire questa cosa sul sito di OaSport. Non sono proprio Bruscoletti. Buona partita a tutti e buona ancora finale di Pasqua e Pasquetta. Domani ci rivediamo. Ciao. Ciao.